Grazie Presidente. Gentili colleghi, Vincenzina Bruzzone, è questo il nome della nostra concittadina di Albissola Superiore, che ha perso la vita durante la vera e propria apocalisse che si è abbattuta sulla terra ligure e susseguentemente su tutto il nord e non solo, isole comprese. Una lamiera si è distaccata da un tetto e l'ha colpita a morte, strappandola in modo così brutale all'affetto dei suoi familiari, a cui va il mio personale cordoglio, quello del gruppo a cui appartengo e credo di poter dire anche quello di tutta l'Aula del Senato. Vincenzina è stata l'unica vittima di una tragedia che poteva avere un bilancio ancora più tragico e che solo un miracolo del buon Dio ha evitato di costringere altre famiglie a un dolore senza fine. Da ligure ho vissuto la furia di questa tempesta con amarezza e scoramento, oltre che con un comprensibile sgomento. Dopo la ferita lacerante del crollo del ponte Morandi, ancora lutti, ancora dolore, distruzione. Le nostre spiagge, che d'estate rappresentano il luogo della spensieratezza, del piacevole ritrovo delle nostre famiglie e dei vacanzieri dei nostri ospiti, spazzate via dalla furia distruttrice del maltempo, che ha ridotto tutto ad un cumulo di detriti e macerie, mutando al contempo la morfologia di quel tratto di costa. Roberto Sasso del Verme, Marco Megrati, Mauro De Michelis sono alcuni tra i sindaci dei comuni tra i più colpiti. Citandoli in quest'Aula vorrei citarli tutti, esprimendo loro il nostro sostegno e di ringraziamento, perché sin dai primi momenti, dai primi istanti succeduti alla furia, erano sulle strade, nelle vie, nelle piazze dei loro comuni a confortare, a sostenere, a coordinare i primi soccorsi. Antonio Ugo, Giampiero Colli, Pietro Accame, Roberto Cancellara, loro invece sono non sono amministratori ma commercianti, imprenditori balneari, esercenti, che cito quasi a generale rappresentanza di quanti hanno perso loro l'attività, il proprio esercizio, il proprio stabilimento balneare, vedendo sfumare i sacrifici di una vita. Le amministrazioni, come detto, non li hanno lasciati solo, ma da subito sono stati pronti a fare il loro dovere, quello di assistere i cittadini. Sono però sicuro che questo governo avrà, come ha avuto per il ponte Genova, per la situazione del ponte Morandi e il suo dramma, la stessa sensibilità, la stessa accortezza per i territori devastati, tutti i territori, non voglio lasciare indietro nessuno, e cogliere questa occasione, seppur nefasta, per dare delle risposte concrete. Non citerò anch'io la situazione dei balneari già ampiamente descritta dalla senatrice Pulciarelli e delle risposte che questo governo sono sicuro darà anche in tempi brevi. I liguri sono un popolo forte, sono ospitali, il giusto. I nostri nonni hanno i voti segnati dalla salsedine e dal sole. La nostra terra è fatta di acqua e di scogli. Ecco, proprio come i scogli, i ne possan spustò, ma non ne spacca. Signora Presidente, ci spostano ma non ci spaccano. Grazie.